Dichiarazioni, c'è proprio una visione totalmente opposta, no? Va bene, Zelensky che dice ogni giorno per noi qui è l'11 settembre, dall'altra parte è in qualche modo l'attacco all'Occidente, no? Alle elite dell'Occidente. È una visione così opposta che sono in guerra, ma ci dicono molto questi due spezzoni della diversa capacità di comunicare. Lo diceva lei prima citando un pezzo, è una comunicazione molto articolata quella di Zelensky, che fa presa sull'opinione pubblica occidentale, la nostra, fa presa anche sui leader politici dei vari paesi. E io aggiungo, commentando quanto si diceva sulla deterrenza, sul rischio nucleare, che dobbiamo stare molto attenti alla commozione nei confronti di queste parole, perché la commozione per ciò che succede sul terreno l'abbiamo tutti da giorni, ma dobbiamo tenere, ahimè, pur partecipando, pur aiutando, la linea dritta e la barra rossa del non coinvolgimento. Non coinvolgimento militare, il che tutti negano, ma che lentamente, e poi potrebbe succedere improvvisamente, giorno dopo giorno si accresce. Prima niente armi, poi armi letali stiamo fornendo. Ieri gli Stati Uniti, dopo l'intervento di Zelensky al Congresso, hanno annunciato i droni più sofisticati, che di fatto sono armi ancora più pesanti. Quindi, e come diceva Tornaboni prima, all'interno dell'Europa ci sono posizioni diverse, ci sono fughe in avanti testimoniate sia dalla visita dei tre, che onestamente poteva evitarsi, perché la testimonianza della vicinanza europea ha ben altri modi che non recarsi, come fanno i politici a volte, sui luoghi dei terremoti o degli incendi, disturbando i lavori. E qui i lavori che disturbavano non sono i bombardamenti, ma disturbavano i lavori del negoziato, che richiede appunto nervi saldi e cautela di parola. Quindi c'è una posizione ferma, ma è chiaro che se ci fossero giorni di immagini drammatiche sui civili come quelle di ieri, ancora tutte da definire nei dettagli, la pressione delle opinioni pubbliche a fare di più diventerebbe un messaggio forte e chiaro alla politica, e qui entreremmo in una situazione pericolosa. Per questo, poi chiudo, dobbiamo attaccarci a quello spiraglio di negoziato, ancora tutto da definire, ancora tutto da siglare, ma che contiene una serie di pezzetti che non ci saremmo aspettati come oggetto di discussione oggi, non dico come soluzione che certo, non c'è, ma quantomeno come oggetto. Grazie a Magri, buon lavoro naturalmente. Oh, ieri c'è stata un'informativa.